Ci siamo ragazzi! È arrivato veramente il momento in cui queste bellissime intelligenze artificiali, oggi ne parleremo di una in particolare, ma faccio un discorso di introduzione un po' più generico, e beh sì! Possono aiutare come se fossero dei collaboratori o delle collaboratrici in carne ed ossa ad eseguire una serie di azioni. Ti farò oggi sette esempi, ma in realtà ce ne potrebbero essere altri cento. Oggi parleremo, per esempio, di una strategia social. Eh, vogliamo chiedere a questa intelligenza artificiale: guarda. Questa è la mia idea di social. Voglio aprire, oggi parleremo di LinkedIn, ma vedrai che si applica allo stesso modo in tutte le categorie social, in tutte le piattaforme social. Mi aiuti a creare una strategia social che mi dia dei risultati e già che ci sei, ciccio. Mi iscrivi anche a gratis i questi contenuti, i post, quella robetta che io dovrei pubblicare, ma magari la penna non è proprio la mia migliore amica, non sono un fine scrittore, un fine copywriter. Ebbene ti farò vedere, ti parlerò di come puoi creare un business plan per migliorare lanciare nuove idee, nuovi business e ti farò vedere anche come puoi dire all'intelligenza artificiale ciccio! Ottimizzati da solo, ottimizzati da solo il lavoro che hai fatto perché ah, se ti do delle giuste indicazioni, sbam ti darò anche il modo per poterti migliorare da solo. E poi parleremo di analisi dei dati. Ti darò un trucchettino per cominciare a gestirlo perché dell'intelligenza artificiale di cui parleremo oggi, che è la versione 0.1 o 0.1, meglio detto, di la versione preview di chat GPT, l'intelligenza artificiale ormai più famosa al mondo, l'apripista, ebbene, non può ancora leggere i link, ma ci sono delle soluzioni che ti mostrerò. E ancora parleremo di una strategia di vendita. Diremo guarda già che ci sei. Mi hai fatto la strategia dei social, ma perché non mi migliori anche la strategia di vendita, così io vendo di più e godo di più, non male come idea. E infine le sequenze email. Oggi ti parlerò di queste sette cose, soprattutto in particolare di queste qui che vedi in azzurro con le freccettine gialle, per questioni di brevità, ma capirai ti darò tutte le informazioni per praticamente sfruttarle per queste ed altre 100, se non mille, attività. Ma prima di iniziare, se non l'hai ancora fatto, unisciti agli oltre 25.000 iscritti della nostra newsletter settimanale, ti iscrivi slash gratis e ti becchi gratis ogni settimana ben tre strumenti di automazione e di intelligenza artificiale che ti aiutano a mettere il pilota automatico al tuo business. Allora, eh, partiamo un po' dalla base, ti racconto anche delle strategie di prompting, che roba è eh, le istruzioni che devi dare all'intelligenza artificiale per farla funzionare bene. E ti faccio vedere qui due esempi eh, di prompt che abbiamo dato al nostro chat GPT. Questa che stai vedendo è la versione desktop, c'è la stessa versione sulla versione browser, quindi ci puoi navigare con Google Chrome per intenderci. Ma anche da cellulare. E da cellulare poi ti darò qualche chicca fra pochissimo. Eh, gli ho detto, nella prima parte di questo prompt, dicendo comportati come un esperto di. Lo abbiamo parlato in questo video in cui ti aiuto a creare il prompt ideale. Ma comportati come un esperto, in questo caso un esperto di creazione di prompt. È un modo per prendere tutto il bagaglio delle informazioni che ChatGPT ha in pancia e selezionare solo quelle che ci servono maggiormente a noi per quella specifica task quindi ci facciamo aiutare in un modo un po più dettagliato quindi comportati come un esperto di che di creazione di prompt proprio per intelligenza artificiale con oltre 30 anni di esperienza quindi non ti prendere tutte le informazioni generiche prenditi solo le informazioni come se fossi un vero professionista con 30 anni di esperienza che vuol dire che mi devi dire roba seria non mi dire le fregnacce Dimmi, roba seria, io sono un professionista, io sono un imprenditore, ho poco tempo, o comunque voglio investire al meglio il mio tempo, regolati di conseguenza, eh? se sia chiaro anche per l'intelligenza artificiale. Quindi con 30 anni di esperienza ed aiutami ad eseguire questa task. Scrivi un prompt per lo sviluppo di una strategia social per la mia azienda, il canale social per cui voglio sviluppare la strategia è LinkedIn. Ok, uh, questa versione che ho utilizzato è la versione 4O. Resta fino alla fine con me di questo video per scoprire bene che cos'è questa versione, che cosa può fare. Ma se ti va, vai su academy.automatici.com e troverai corsi e percorsi tra cui appunto per mettere il piloto automatico al tuo business, così te lo, te lo dico. Ma tra cui ce n'è uno proprio su come funziona ChatGPT. Quindi come puoi studiare gratis, ah è sì, qui, come puoi studiare gratis la versione di ChatGPT. Beh. Bene, tornando a noi ti dicevo, prima di proseguire, studia in modo approfondito Sbam il mio sito web, Sbam il mio canale YouTube, Sbam il mio profilo LinkedIn. E qui ho fatto apposta una specie di errore che adesso capirai fra un secondo perché te lo volevo dimostrare. Uh, prima di proseguire, prima di eseguire la task, ancora non mi basta, dammi conferma di aver studiato le tre fonti, ok? Così io so e... Sai anche tu se ha aperto o meno quei link. Bene. E. e li fu, di qui ti ho fornito i link e fammi almeno 5 domande di approfondimento. Chiedimi di approfondimento, perdonami. Chiedimi ciò che ti serve per eseguire da professionista questo lavoro. I 30 anni di esperienza, il prompting engineering. Mh? Ok. Nella versione 4 l'intelligenza artificiale ha aggiornato la memoria, questo se voi noi parliamo in un video specifico, ma è un pacchetto di informazioni che gli stiamo educando a darci, ha fatto la ricerca su un solo sito e mi ha chiesto per eseguire questa analisi dettagliata di questa robetta che mi ha chiesto: "Queste sono le 5 domande. Te le leggo perché fra un po' metterò a paragone questo stesso prompt con la versione nuova. La, qua, la, o, insomma, la versione 4.1 preview ok meglio specificata um, qual è il tuo obiettivo principale su LinkedIn quali contenuti hanno ricevuto più interazioni o feedback di quelli che hai pubblicato quali sono i tuoi principali punti di forza chi consideri il tuo pubblico target e che tipo di risorse e budget hai io gli ho detto Ciccio ma hai analizzato un solo sito e sì perché? perché a YouTube e a LinkedIn non sono riuscito ad accedere non è pubblico, non ha la login, quindi non possiamo fargli leggere i link, anche se potrebbe farlo, ma link che hanno bisogno di un accesso. E questo è uno degli errori più comuni che quando fanno, facciamo le consulenze, io e i miei collaboratori e le collaboratrici, o leggo sotto YouTube nei commenti che ci fate, è uno dei problemi principali. Ah, ma a me il link non me lo, non me lo legge. Uh -huh. È un link che richiede username e password, un accesso a delle restrizioni, non te lo legge. Lo scorciatoia? gli fai uno screenshot, glielo carichi e glielo fai leggere in un certo senso e quindi hai girato il problema. E lui ti dice bene, ti ho spiegato perché, quindi mi vuoi rispondere per procedere intanto? Mi dici le risposte, io gli ho detto che il mio obiettivo è fare networking, che non ho pubblicato su LinkedIn negli ultimi tre anni, ho cercato di fare una cosa generica, la preparazione in ambito di mail marketing automation, quindi quello che voglio che emerga, una simpatia, un'empatia con chi vuole, insomma, perché nessuno vuole essere con chi non vuole essere il più ricco o la più ricca del cimitero. La mia filosofia di vita, da cui nasce anche questo canale di YouTube, è vendi di più senza stress, perché abbiamo tanti tanti soldini e siamo i più ricchi del cimitero. Mm. Mi lascia un po' di amaro in bocca, mettiamola così. Uh, chi sono il pubblico target, professionisti e imprenditori? In questo caso non gli ho dato una categoria, l'ho lasciato un po' impasturare nel suo brodo e sì, ho un budget, ho un team, ho persone che mi possono aiutare, e questo è quello che lui mi ha risposto. Cioè, progetta una strategia social, gli abbiamo chiesto un prompt, un prompt 30 anni di esperienza, dandoci dei risultati. Mm? Un prompt che lui decide essere progetta una strategia social per LinkedIn che consenta a ah, Automatic King, l'unico link che ha analizzato, ha capito di che cosa si parla, un'azienda specializzata in marketing automation, di creare un network solido con professionisti e imprenditori italiani. La strategia deve enfatizzare l'esperienza e la preparazione di Stefano nella marketing automation, eh, riflettere il concetto che nessuno vuole essere più ricco del cimitero, coinvolgere un pubblico target attraverso contenuti che generano interazioni di valore come post, bla bla bla, discussioni, favorire la creazione di connessioni autentiche tramite commenti personalizzati e includere un piano editoriale che preveda una frequenza regolare di contenuti. Ora, risultato buono, ma cioè fino adesso questa robetta qui non era tanto 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 interessante svilupparla perché ChatGPT aveva come, come mantra quello di risponderti in modo veloce. La versione nuova di ChatGPT uscita da pochissimo, ti apro la stessa e identica Conversazione fatta, perdonami, salgo solo fino all'inizio, vedrai che il prompt che gli ho dato è lo stesso, Compertati come un esperto, 30 anni di esperienza, devi scrivermi un prompt per il mio sito LinkedIn, questi per il mio piano editoriale di LinkedIn, questi sono i link e bla bla bla, fammi le cinque domande. Questa versione, la O.1 preview, ebbene, pensa. Meglio detto, si autocritica, si fa una serie di ragionamenti interni prima di darti la risposta. E questa robetta fa la cavolo di differenza in queste azioni che ti ho fatto vedere e in altre 100 che puoi trovare simili, perché prima nel volerti dare la risposta subito cannava. Vediamo come se ci ragiona 10 secondi e quando parlo di 10 secondi intendo <ride> letteralmente 10 secondi, vediamo come cambia. Ebbene, qui se apriamo la, insomma, quella che viene chiamata la catena di pensiero, quindi quelli che sono il flusso, chiamiamolo il ragionamento dell'intelligenza automatico, vedi che mi specifica che cosa ha fatto, noi in questo caso la richiudiamo per tenere tutto più pulito e mi dice... Ho studiato attentamente il tuo sito VR, il canale YouTube il profilo LinkedIn, ma quali, le domande. Quali sono gli obiettivi specifici che desideri raggiungere su LinkedIn? Chi è il tuo pubblico target? Uh -huh, più o meno, stessa roba. Quali sono i principali servizi o prodotti che vuoi promuovere su LinkedIn? Hai delle preferenze riguardo al tono di voce? Ragazzi, per scrivere i contenuti, per preparare un can editoriale, per avere una strategia... Queste domande sono, ma te lo dico da professionista di questo mondo da 25 anni, domande più intelligenti. E la qualità delle risposte, si dice, dicono i vecchi saggi, deriva dalla qualità delle domande che ti fai. Domande buone, risposte buone. E allora andiamo a vedere che... Quali metriche o KPI consideri più importanti per valutare il successo della tua strategia? Se non sai che cos'è una KPI, ti lascio uno dei primi video che ho pubblicato su questo canale YouTube, vattelo a vedere perché ti carisce un poco questo mondo che una volta che capisci godi. Bene... E io gli ho risposto più o meno le stesse cose... Network... I professionisti e imprenditori italiani... Eh, qui ho aggiunto la questione del mindset di... Non voler essere il più ricco del cimitero... Ma poi gli ho detto... Scrivimi in privato per avere un dialogo... La call to action è scrivere in privato... Se proprio devono acquistare qualcosa... Il mio servizio di prima consulenza... Se ti interessa lo trovi sull'accademia... Appunto... E altri servizi li trovi lì... Eh, magari ti serve una mano... Professionale ma informale... Simpatico macinico, il tono di voce amichevole ma non volgare. Molto spesso perché quando gli dici voglio un tono di voce amichevole, lui sbraga. <ride> sbraga su Ehi, bro, come stai? Eh no, non voglio una cosa così volgare, tra virgolette, o anche troppo aggressiva. Voglio parlare alla mente e al cuore delle persone e il mio obiettivo, la KPI è l'engagement rate, ovvero quante persone interagiscono con i miei post. Quindi vedrai perché questa cosa è molto importante. Lui mi ha scritto in 21 secondi. Ti faccio vedere la differenza. Qui è quello che ha scritto subito, qui è quello che ha scritto praticamente in 21 secondi. Scusami se devo correre su perché altrimenti qui ti faccio vedere tutte le versioni. Chiudo perché così è più grande. Scorro all'inizio perché abbiamo continuato la chat e ho detto ok. Mi dice, in base alle informazioni fornite, questo è il prompt. Sei un esperto stratega di social media, incaricato di sviluppare una strategia completa per LinkedIn, per Automatiking, un'azienda fondata da Marco De Carlo. Non sappiamo chi sia Marco De Carlo, io mi chiamo Stefano, piacere di conoscerti. Marco De Carlo non so da dove l'ha preso, ma voglio dire, in questo momento non fa molta differenza. L'obiettivo principale è creare una rete di connessioni significative con professionisti e imprenditori italiani che cercano un equilibrio e realizzazione personale al, oltre al successo finanziario nel sito, questa robetta c'è. Sintetizzando la fase, non voglio essere il più ricco del cimitero. Informazioni sull'azienda, quindi scrive un prompt e riprende quelle informazioni che l'intelligenza artificiale, stiamo dando un'istruzione ad una futura scrittura, deve andare a studiare. Obiettivi, target. Of voice, elementi chiave per la strategia, e ne mette un po', metriche di successo. Stessa roba, stesso prompt, ti ho dato le stesse informazioni. Questa è una, chiamiamola una strategia social, un piano editoriale embrionale. Però, raga, ha fatto il lavoro in 10 più 20 secondi. 30 secondini, collaboratore, voglia... ma non glielo finisci manco di raccontare in 30 secondi, ok? Ma non è finita, io, allora gli ho chiesto, ti ricordi che ti ho detto all'intelligenza artificiale, Ciccio, possiamo dire, sei più bravo di me su queste cose? Io voglio, di... parlo dopo, parlo alla fine, intelligenza artificiale vuol dire collaboratore che poi mi darà, o collaboratrice, che poi mi darà il suo punto di vista e che io, come imprenditore, poi gestisco. Mm? E io gli ho detto, Ciccio, ma... Ti puoi criticare, guarda ottimizzati da solo, migliora quello che hai fatto, non mi fa perdere tempo e fallo anche da solo. Quindi gli ho detto ciccio! Ora mettiti nei panni, questo è il prompt, lo rivedrai fra un secondo, mettiti nei panni della mia audience. E come miglioreresti questa strategia gentilmente? E Voglio critiche costruttive e in linea con le istruzioni che ti ho fornito. E lui mi dice, eh beh, mettendomi nei panni, l'autenticità dei contenuti è importante perché se no eh, la strategia ti condividi roba, ma se sei uguale agli altri non ha senso, quindi uniche personali, quindi mettici qualcosa di personale, voglio che sia più chiaro il miglioramento e eh, devi spiegare cosa intendi con la frase, per esempio, più ricco del cimitero, altrimenti potrebbe sembrare un po' così dark, il tono di voce, quindi mi dà per una serie di punti, ne sono una decina, 12, 12 punti sì, mi si autocritica e Dopo che l'ha fatto nella catena di pensiero, lo fa anche in modo manifesto, io gli posso dire ok, guarda ragazzo, garçon, hai lavorato bene, mi piacciono i suggerimenti che mi hai dato, modifica la strategia seguendo i consigli che mi hai dato. E lui ricambia la strategia, la riepiloga e mi divide di base una serie, diciamo, una serie mi dà una serie di azioni, una serie di informazioni molto più precise e molto più dettagliate, ma addirittura mi crea un piano d'azione dettagliato per la settimana 1 e 2 e per la settimana 3 e 4, quindi mi dice aggiorna il profilo LinkedIn, pianifica i contenuti, mi dà un piano di azione e poi mi dà anche una serie di contenuti che posso pubblicare per mese 1, mese 2, mese 3, con delle idee, mi fa anche degli esempi di post, stesso prompt. Gli ho detto, primo prompt uguale alla 4O, scrivi la strategia, fammi le domande. Lui mi ha fatto le domande poi gli ho detto, ciccio, le tue risposte mi sono piaciute, criticati e migliora. Cioè, quattro passaggi, ma tre o quattro di numero. E lui ha anche capito che vuole, può essere utile a me, visto che gli ho chiesto di sviluppare questa strategia, mi potrebbe essere utile avere degli esempi di scrittura. Quindi mi dice, oggi voglio condividere con voi un momento in cui ho capito che lavorare di più non significa vivere meglio. Anni fa mi sono ritrovato a trascurare le cose che amavo per inseguire il successo professionale fino a quando poi ti fa una domanda aperta, un valore, un sondaggio, ok? Vado veloce su questa parte Perché questa la puoi applicare Su mille altre ragioni Io ti voglio dare il ragionamento Che ho fatto E gli dico Ok, ottimo lavoro Grazie Grazie Adesso però uh, Che sei un esperto Di prompt engineering Aggiungi questa skill Aggiungi la skill Che l'esperienza professionale Sempre trentennale Perché non vogliamo un ragazzino Come copywriter per community L'aspetto che io volevo far crescere È un networker Puoi fare networking Perdonami Quindi io gli devo chiedere di essere un esperto di copywriting per community, perché lui così prende la parte di skill di quelle che costruiscono la community, che è coerente con l'obiettivo che gli ho dato nella strategia. È un esperto di LinkedIn, ma nel lato social selling, che no, non vuol dire, lo dico ogni volta che posso, no, non vuol dire social, reti sociali, selling, vendere, quindi vendo sulle reti sociali. No, vuol dire preparare con i contenuti la tua audience perché ti possa fare toc toc. E comprare da te. È la preparazione del tappeto di vendita. Va bene, facciamo finta che lo sapevi già e se lo sapevi già, complimenti. Ora aiutami a eseguire questa nuova task. Voglio pubblicare tre post a settimana e almeno uno di questi deve essere un video. Scrivi i post delle settimane 1, 2, 3, 4. Ricordati il tono di voce, tono voice e le informazioni contenute nel prompt, cioè gli sto dicendo. Anche se aggiungi queste nuove skill, ricordati quello che mi hai detto prima, perché altrimenti a volte è un'intelligenza artificiale che però non è intelligente. Si chiamano intelligenza artificiale, ma non, non pensare che siano veramente intelligenti. Quando tu gli dai una nuova, uh, chiamiamola, direzione professionale, lui dimentica quella vecchia. Quindi aggiungergli, nella mia esperienza, la frasetta è. Ricordati quello che ti ho detto prima, nello specifico qui voglio che si ricordi come copywriter di community ed esperto di LinkedIn in social selling, io voglio che si ricordi due cose, il tone of voice e in generale riguardi le informazioni. E lui mi dice "Ok, settimana 1, post 1, post 2, post 3, bla 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 bla, non te lo faccio leggere tutto?" Perché la cosa che ritorna è adesso il concetto di ma secondo te io, io mi metto a leggere quello che hai scritto tu senza che tu stesso cerchi di migliorarlo? No, io tempo da perdere non ce l'ho. Quindi migliora da solo quello che hai scritto. E quindi lui mi dice, mettiti, gli chiedo, mettiti nei panni del, della mia audience, ora sei un professionista o un imprenditore italiano, come miglioreresti questi post? Cosa farebbe fermare la tua mano dallo scrolling? Cosa ti coinvolgerebbe per interagire con i post che il pubblico, insomma che pubblico sul mio canale LinkedIn, ricorda, gli obiettivi, ancora una volta, gli specifico qual è l'obiettivo che voglio raggiungere? Aiuto l'intelligenza artificiale, che è proprio intelligente non è, o meglio. Nella misura in cui tu scrivi un prompt intelligente, lui è intelligente. Lui è entità di intelligenza artificiale. Nel momento in cui tu scrivi un prompt stupido, generico e poco mm, un po' casuale, poco preciso, lui sarà poco preciso e un po' casuale. Bene, l'obiettivo è engagement e networking. Bene. Allora lui dice: bene, adesso io mi metto nei panni di questo gigilletto qui e. Gli dico che mi devi, per fare delle cose migliori, mi devi attirare l'attenzione, aprire un valore, incoraggiare l'interazione, bla bla bla. E quindi ti dà una serie di feedback settimana per settimana, post per post, quindi se le autoanalizzate tutti quanti, vado veloce in questa parte solo perché indovina adesso che cosa gli chiederemo. 3, 2, 1. Dimmi che l'hai capito da solo, da sola, gli chiederemo grande! I tuoi suggerimenti mi piacciono un sacchissimo. Um, modifica, modifica no? Ma modifica la strategia seguendo i consigli che mi hai dato. Siamo nella versione O.1 preview, ha un'unica limitazione. Nel frattempo, che lui sta pensando, vedete che c'è la liberazione, sta cercando di o capire, migliorare, ragionare, fare tutte le sue magie. Noi non è che ci interessa più di tanto quello che sta facendo dietro le quinte, ma si sta facendo una serie di ragionamenti. Sta cercando di capire una serie di strade e cerca di scoprire qual è la migliore rispetto all'imprompt che io gli ho dato. Quello che ti stavo dicendo è adesso mi dà delle risposte ma il mio focus non finisce qui. Uh, questa cosa la puoi applicare a 10.000 altri settori per migliorare uh, e avere 100 collaboratori. Guarda quello che sta scrivendo. Ora ne leggeremo uno a caso. Ok, non fa niente. Quello che vale la pena leggere uno è casuale. Prendiamo questo. Settimana 4 post 1. Testo, obiettivo, riflessione personale. Ho deciso di uscire dalla mia zona di comfort questa settimana. Ho iniziato a praticare meditazione ogni mattina. Questo mi ha aiutato a iniziare la giornata con più calma e focus. Hai provato qualcosa di nuovo ultimamente che hai avuto un impatto? positivo, ti ricordi che io gli ho detto che voglio creare community, voglio creare network, voglio l'engagement, quindi lui sta pensando in un certo senso a scrivere in questo modo, hai provato qualcosa di nuovo? Che ha avuto un impatto positivo sulla tua vita? Raccontamelo nei commenti, sarei felice di imparare quella, insomma, dalla tua esperienza. Um, il titolo del video, perché gli ho detto che uno a settimana deve essere un video, uh, webinar gratuito, ritrova il tuo tempo con l'automazione. Resta coerente all'esperienza di questo bellissimo Marco De Carlo <ride> che si è inventato, ma che sostanzialmente gli sta portando passo passo a fare quello che deve fare. Interessante. Eh, non vado a leggerti tutto perché adesso gli ampliamo. Ti ricordi che ti ho detto che dobbiamo parlare anche di strategie di vendita? Bene. Eh, ottimo lavoro. Grazie ragazzo. Andiamola a vedere che cosa c'è scritto. Bene. Aggiungi alle tue skills. Come abbiamo fatto prima, abbiamo detto prompt engineering, ora andiamo a dargli il copywriting delle community. Andiamo a fare un passo in più. Bene, eh, ora impara ad essere un esperto nello sviluppo di una strategia di vendita. E aiutami a seguire questa nuova task, quindi glielo specifico che è legata a quello vecchio, ora vedrai, ma è un pezzettino in più. Crea. Um, aiutami a creare una strategia di vendita dei miei prodotti e servizi, fammi almeno 5 domande di approfondimento e chiedimi ciò che ti serve per eseguire questa attività in modo professionale. È ovvio che qui, adesso io la lancio, okay, ma tra le domande che mi aspetto che mi faccia, ancora una volta lui ragionerà, lui farà una serie di elaborazioni, ma io mi aspetto che mi chieda Ciccio che vendi, magari i costi magari potrebbe essere perché se sei un esperto di vendita, quanto vuoi vendere a settimana, hai una rete di vendita, cioè mi dovrebbe fare una serie di domande nel frattempo sta cominciando a scrivere mi dovrebbe fare una serie di domande che sono pertinenti a questo mondo. Per esempio, quali sono i prodotti e servizi specifici che offri al tuo insomma, pubblico attraverso l'automating? Chi è il tuo target di mercato? Quali sono i tuoi obiettivi di vendita a breve e a lungo termine? Guarda, pare che l'ho fatto già altre 100 volte, in realtà è semplicemente esperienza di vendita, ma è plausibile quello che mi sta chiedendo. E ti posso assicurare che se tu lo facevi alla domanda, stessa domanda, la versione 4O ti avrebbe risposto un po' più casuale. L'unico limite della versione uh, preview, quindi O.1 preview, è che hai, prima erano 30, hai 50 prompt a settimana. Non sono pochissimi, perché ne puoi fare 10 al giorno se lavori dal lunedì al venerdì. Quindi mh, è come se avessi, mh, se vuoi fare almeno 10 collaboratori diversi ogni giorno, insomma, hai 50 nuove collaborazioni che, a cui puoi attingere ogni settimana. Bene, um, quali canali di vendita hai? Qual è il posizionamento dei tuoi prodotti e servizi rispetto alla concorrenza? È giusto, posizionamento della marca e dei prodotti rispetto alla concorrenza, soprattutto nella mente del nostro consumatore che dovrà scegliere e comprare da noi e non dalla concorrenza, e beh per un motivo. Se vuoi aumentare le tue vendite fatti la classica domanda, perché il mio cliente ideale, la signora Maria, dovrebbe comprare da me? E non dal mio diretto concorrente. E attenzione, se rispondi perché io sono più bravo, più frigo, più professionale e mi interesso più al suo benessere, hai perso. Um, hai dati o esperienze precedenti riguardo alle strategie di vendita e qual è il budget? Aha, strategia di vendita. Uh. Soldini? Ne abbiamo da investire? Ora, io non vado all'interno di questo, a granulare, no? Questa granulosità del, del prompting, ma qui gli dovresti rispondere 1, quindi ti faccio vedere come si risponde, qui sotto basta che dire 1. Utilizziamo la stessa versione che ha utilizzato lui, qua gli dà la risposta, quali sono i prodotti specifici che offre attraverso Automating? qui mi andrei a prendere uno bello screenshot o un bel pdf, oppure, dipendendo dalla versione, in questo caso... Copia e incolla, chi scriverei? I miei prodotti sono i seguenti, tu li trovi su Academy.automaticin.com, ti faccio rivedere, te lo faccio rivedere, guarda, faccio vedere il fighetto academy.automaticin.com corsi e percorsi e servizi che ti aiutano a mettere il pilota automatico. Andrei lì fare un grande copia e incolla una volta che ho preso tutte le informazioni dei prodotti e dei servizi principali, zero problemi. Io vado a incollarli, gli dico: guarda, di questi sono i volumi di vendita, questi sono i prezzi, queste sono le informazioni. Gli do un po' di informazioni rispondo alle varie domande e mi faccio aiutare in questa e altre mille soluzioni sono 100 mille 10.000 collaboratori che ti possono aiutare a ottenere quello che vuoi Praticamente ogni giorno, uh, ti dico se visto che sei qui, siamo in chiusura di questo video, ma ci sono un altro paio di chicchette per te. Se non le hai ancora fatto, iscriviti a questo canale YouTube, attiva la campanellina e godi perché ogni settimana pubblichiamo strumenti, strategie, automazioni e che ti aiutano a mettere il pilota automatico al tuo business. Se ti va, puoi donare e eh sì, qui sotto c'è un pulsante per ringraziarmi. Mi offri un caffè o una cervezza una volta ogni tanto. Se questo video o uno dei video che ho pubblicato ti aiuta, ma da pochissimo, io ci sono anche gli abbonamenti per i veri automatic che vogliono sostenere questo progetto e avere anche qualche vantaggio in più vai a cliccare sul pulsante abbonati e scopri queste cosette belline che abbiamo preparato per te e adesso ti ho promesso e beh Abbiamo parlato di strategia di vendita, abbiamo parlato di tutta questa robetta bella che possiamo fare con la nuova versione di ChatGPT O.1 per arrivare alla 5, quindi iscriviti, aspetta, resta con noi perché ce ne sono di cose belline, ma ti lascio al video in cui parliamo di che roba è questa versione O.1 Preview e soprattutto perché può fare la differenza nel tuo lavoro quotidiano, quella robetta che fai ogni giorno.